Dentro labirinti difficili da camminare ci chiudiamo, spesso confortati dal disegno contorto che noi stessi abbiamo creato. Prigionieri volontari di un modello che preferiamo eternare, ascoltiamo raramente la voce piccola che attraversa i nostri giorni e ci chiede di guardarci dentro e intorno, di rompere lo schema in cui siamo abituati a riconoscere noi stessi. Dove sta la risposta? In quello che i nostri sensi interpretano come la realtà o piuttosto nella domanda? La consapevolezza di sé nasce da un processo doloroso, che ci abituiamo a nascondere per istinto di autoconservazione. Invece è proprio questo che le opere raccolte in questa mostra sembrano indurci a fare. Ci interrogano sul mondo, sembrano chiederci in cosa crediamo davvero. In questa esplorazione, gli oggetti, le storie, la materia stessa si prestano a un gioco di rivelazione. Nella fatica troviamo una sedia che minaccia di mangiarci. Dove potremo riposare finalmente? Una spirale accesa sembra separarci dallo spazio infinitamente lontano, eppure in un attimo ci apre gli occhi su uno spiraglio di luce. Il colore diventa materia, invade lo spazio, lo colma, chiedendoci di ascoltare anziché guardare. Cappuccetto Rosso ha finalmente compiuto il suo rito di passaggio, non più una bambina spaurita, ma una donna adulta, soggiogata da una passione antica. Il silenzio ovattato del mare si rompe nel verso dissonante di un pesce cane. Uno scritto che non si fa leggere raccoglie le risposte alla nostra domanda, sospese dentro di noi.